No, 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 ma quella è la scarpa, non è quella più su, eh. Ah no, il ginocchio quello, sono più in alto io, sono più in alto. E la mano, io sono sopra, sono, ecco, oh, non vado d'accordo io con quello lì. Allora, bambine, bambini, papà. Mamme, nonne, bisnonne, trisnonni, chi ho dimenticato? Ah, il signore del negozio, signori questi e quelli? Avrei preferito che ci incontrassimo a teatro. Ma non si può. Allora, io sono a casa mia, voi siete a casa vostra. E allora ho pensato che le canzoncine che vi avrei cantato a teatro ve le canto da casa mia e le faccio arrivare fino a casa vostra e voi potete ascoltarle, potete cantarle. Siccome è sera, sono venuto nella stanza, quella dove dormono i bambini, anzi, dorme la bambola. E non si vuole addormentare, ha gli occhi aperti. No, ma adesso ci penso io, con la canzone. Devo solo la chitarra. C'era il filo, c'era. Ah, è dall'altra parte. Scusate, eh. Ecco qua. C'è. Se date il rossetto. Fa così, delle volte prende il rossetto a sua mamma e se lo dà. Shh, che deve dormire. Ninna nanna. Ninna nanna. Dei bambini con le orecchie sui cuscini, con i piedi in fondo al letto, ninna nanna sopra il tetto c'è un camino, dentro il fumo c'è un omino. E cammina nella notte con le scarpe tutte rotte, che si specchia nella luna, nelle tasche ha la fortuna, brilla come una lucina, dormi fino a domattina. L'orologio sa le ore, batte piano come il cuore, gli occhi chiudono le tendine, fanno ciao con le manine. È finito un altro giorno, ma domani è di ritorno. Con la bici e col pallone, una mora ed un lampone, dormi fino a domattina, con il naso a patatina, il pancino per secondo e i capelli per contorno. Fra un po' dorme, eh?